Pajaritos Rojos hubiéramos asumido una posición a la información que hoy hemos, ya nos hemos informado de que el juez Melgarejo quiere trasladar a Sucre. Los Ponchos Rojos, eso nunca vamos a permitir, que este genocida, masacrador, torturador, este asesino Leopoldo Fernández, quieren trasladar, quieren liberarlo, ¿no? Porque los jueces han sido nombrados por el sistema neoliberal, por los anteriores gobiernos, han sido nombrados para 10 años. Entonces, parte del sistema neoliberal era este genocida Leopoldo Fernández, entonces la finalidad del juez Melgarejo es liberarlo. Los Ponchos Rojos, firmemente de pie, hemos asumido una posición hoy día en Capital Achicachi, cuna de liberación. Si es que se trasladara, nosotros vamos a tomar medidas de hecho, estrategias, es trasladarse a Sucre y en Sucre, cercar a Sucre, bloqueos de caminos, de que estos jueces se vayan de la Corte Suprema, porque estos hacen daño a la clase pobre, a la clase proletariada, nunca defienden, nunca han defendido. Entonces, por lo tanto, es jueces, piensen muy bien antes de trasladarlo a Leopoldo Fernández. Caso contrario, ellos no piensan así, nosotros vamos a pedir expulsión, al igual que la suerte de Gonzalo Asesino Sánchez de Lozada va a coger estos jueces, porque los jueces hoy en día velan sus bolsillos, sus intereses personales, entonces Leopoldo Fernández puede ser liberado. Nosotros, la posición de los Ponchos Rojos es de que este asesino tiene que ir a parar a Chonchocoro junto a García Mesa, 30 años sin derecho a indulto. Il 1992 è l'anno in cui si afferma la personalità politica di Evo Morales, che sarà determinante per affermare il concetto di popolo indigeno, come pure la necessità di creare un partito di nuovo tipo che si chiamerà MAS, Movimento al Socialismo. Potrebbe ricostruire questa fase politica sottolineando il ruolo di Evo Morales e del MAS? La creazione del MAS parte dall'assunto che lì nel Chapare c'era una forte presenza sindacale ma in sei confederazioni e ci si rende conto già nel 1996 che le sei federazioni dei Cocaleros, pur avendo conquistato un seggio parlamentare non nella circoscrizione uninominale, però non sono più sufficienti i soli movimenti sindacali per dare espressione alle lotte, espressione a questi movimenti sociali complessivi. È così che il 30 giugno del 2002 Evo Morales riesce ad ottenere il secondo posto alle presidenziali dopo Gonzalo Sanchez dello ZADA e tre anni dopo poi si assisterà alla sua vittoria. Ma la grande idea qual è? Che nel corso dell'Assemblea dei Popoli Originari, che si riunisce il 12 ottobre del 1992, viene discussa da tutti in maniera assembleare l'insufficienza della forma sindacale per le sfide del movimento sociale e del movimento popolare. Ci si divide in pratica in due componenti, la faccio in maniera semplice. Una componente che è quella della sovrania, della sovranità per l'Assemblea per la sovranità dei popoli. Questa, la SP, chiede diciamo così, direttamente terra, territorio e strumento politico, mentre diciamo, la componente più vicina ad Evo Morales mette in evidenza il fatto che serve lo strumento politico per la sovrania dei popoli e quindi nasce l'IPSP, cioè l'Istrumento Politico per la Sovranità dei Popoli, proprio per dare una configurazione non partitica ma una idea quasi confederale, quasi di fronte, però di fronte politico, che metta insieme i movimenti sindacali, i movimenti sociali e le organizzazioni politiche, anche i partiti storici della sinistra. È soltanto in questo modo che si crea il MAS, il Movimento al Socialismo, ed è soltanto che nelle riunioni del MAS emerge sì una supremazia sindacale, ovviamente, no, dei Cocaleros e dei Mineros, ma una forte presenza delle varie componenti dei movimenti sociali, delle varie associazioni di carattere sociale, di carattere di quartiere, a rappresentare anche le contraddizioni non solo del mondo rurale ma anche del mondo, diciamo così, urbano. E proprio nel 2002 che questa idea del MAS viene messa alla prova. Nel 2002 possiamo dire che Evo Morales stava quasi diventando presidente, perché c'è una marcia il 15 gennaio contro la chiusura del mercato di Sacoba. Lì avviene un conflitto durissimo
fra i cocaleros, i poliziotti e l'esercito. In quella manifestazione lo scontro si fa durissimo, ci sono molti manifestanti che vengono uccisi. Con la scusa di questo viene tacciato, che il leader di questa manifestazione è Evo Morales, che viene tacciato come narcotrafficante e viene appunto espulso dal Parlamento. Ma proprio questa espulsione di Evo Morales rafforza la figura di Evo Morales come, diciamo così, come leader, e l'entrata del MAS in Parlamento nel 2002 apre lo spazio a nuovi movimenti, a gruppi sociali e non solo ai campesini e ai mineros. Ecco che la eterogeneità dello strumento politico diventa invece una qualità, un valore aggiunto, perché in questa maniera Evo Morales non diventa solo il leader dei cocaleros, ma il leader del MAS IPSP, cioè del Movimento al Socialismo, strumento politico per la sovranità dei popoli, e attraverso questo si può decretare da parte dei movimenti sociali una nuova guerra, che è la guerra del gas. La guerra del gas del 2003 mette in evidenza in maniera forte la questione della lotta contro le privatizzazioni e per le nazionalizzazioni.